Qui ragazzi stiamo calcolando, dal punto di vista proprio geometrico, il coefficiente di mutua induzione tra due solenoidi. Allora, questi due solenoidi cosa hanno di uguale e cosa hanno di diverso? Beh, intanto hanno un'area diversa, giusto? Perché il verde avrà un'area 1 più piccolina e il blu un'area 2. Poi hanno la stessa lunghezza, perché idealmente dovrebbe essere infinita, quindi noi comunque le prendiamo della stessa lunghezza, e hanno diversi numeri di spire. Infatti abbiamo N1 e N2. Basta. E adesso facciamo passare, come si fa a calcolare il coefficiente di mutua induzione? Bisogna simulare un esperimento, cioè bisogna accendere una corrente nell'1 e vedere cosa sente il 2. Quindi proviamo ragazzi ad esempio ad accendere una corrente nel circuito quello più piccolino. Accendiamo una corrente in quello verde, la chiamiamo I1. Allora, cosa succede ragazzi in I1? Beh, è un solenoide, quindi I1 comincia a creare il campo magnetico B1. Dove? All'interno. Solo all'interno. Fuori no, solo all'interno di lui. Bene. Quindi nasce, vedete che si passa subito nel blu, perché adesso quindi nasce un flusso nel circuito 2, che quanto vale? Perché il circuito 2 dice: io sento che cosa? Il campo fatto? Il campo verde. Quindi andiamo a calcolare davvero il flusso 2, cioè il flusso 2 sente, attenzione. Quanto vale il flusso 2 senza usare ML, quello ci avremo alla fine? Allora, quello sono corrente non lo genera. Ok, quindi il flusso 2, cioè il flusso ragazzi attraverso, attraverso il circuito, il solenoide blu. L'integrale. È l'integrale, no? Di B, bla bla bla. Allora, facciamolo velocemente perché con l'integrale adesso abbiamo capito. Allora, è un campo costante, giusto? Quindi il campo... Qual è il campo? Il campo verde o blu? Il campo verde esce dall'integrale, poi mi devo ricordare che qui non ho un'area. N. Ma N blu o N verde? Cioè io devo calcolare il flusso attraverso il circuito 2. Quello blu, ovviamente. Quindi sarà N2. Ma l'area qual è? Perché un pollo direbbe S2, perché userebbe l'area di tutto il solenoide. Il fatto è che in queste zone non c'è nessun campo magnetico, quindi l'unica area colpita dal campo magnetico è solo S1. Questo è l'errore che la gente avrebbe fatto se non ci pensa, ok? Adesso finisco l'esercizio, nel senso che ragazzi io devo trovare un legame tra il flusso 2 e la corrente 1. Ok? Allora, dov'è nascosta la corrente 1? In B1. Qual è la formula di B1? La formula di un solenoide? Era mu0, attenzione, perché qui bisogna usare i pedici. mu0, poi era il numero di spire 1 diviso la lunghezza, che è uguale, quindi per la corrente, eccola qua, per la corrente che circola nell'1. Questo è B1. Poi c'è N2 e S1. Allora adesso qui qualcuno sta già vedendo quanto vale il coefficiente di mutua induzione, perché il flusso 2
dipende da I1 e tutte le altre quantità sono geometriche. Guardate, il flusso 2 è semplicemente un mischione di roba del circuito 1 e circuito, guarda, mu0, L, poi c'è N1, N2, S1 per la corrente 1. Ed è questo è semplicemente il coefficiente di mutua induzione. Vediamo da cosa dipende. Deve dipendere da entrambi, no? È tipo, è una cosa che è legato a quanto si sentono. Vediamo come, quando è che si sentono tanto? Beh, mu0 è una costante. Si sentono tanto quando hanno tante spire, quando l'area di S1 è grande e quando sono corti. Perché la lunghezza. Allora, come esercizio, ma in modo completamente simmetrico, uno può andare a calcolare invece il flusso 1 come dipende dalla corrente 2. Cioè dovete simulare una corrente che nasce nel circuito blu, ok? E poi andare a vedere quanto vale il flusso nel verde, ok? E come risultato dovreste trovare un coefficiente di mutua induzione uguale a quello. Perché i due M sono uguali, si sentono nello stesso modo.